Vladi Luxuria oggi è a Torino per questa giornata internazionale per i diritti. Cosa possono fare le istituzioni in Piemonte per spiegare ai cittadini, in particolare ai giovani, che esistono dei diritti da tutelare? Intanto esiste ancora un problema omofobia e transfobia in Italia e in tutte le città. Esistono ancora delle persone che hanno paura di andare mano nella mano o di darsi un bacetto in un ristorante perché temono il giudizio degli altri. E c'è chi può ferire con un insulto, chi può colpire con un pugno, chi può discriminare con questa presunzione di superiorità essendo eterosessuale. C'è chi bullizza ancora. Allora, se da una parte la politica nazionale purtroppo vediamo fa orecchie da mercante su questa questione, ancora non abbiamo uno straccio di legge, penso che le realtà comunali devono costruire delle città inclusive, delle città senza barriere non solo architettoniche ma anche mentali, per fare in modo che sia i cittadini che vivono qui si devono sentire sicuri, protetti, ma anche chi viene da fuori deve sapere, anche da un punto di vista turistico, che andrà in una città, la città dei diritti, dove si ha il diritto di poter amare gli altri e se stessi senza rischiare l'integrità fisica e morale.